Benvenuti nel canale di Crochet Lo Sisili. Oggi ci occuperemo del carnevale, quindi faremo un qualcosa per le più piccine e andremo a realizzare la fascetta della sirenetta Ariel. Io trovo che sia davvero molto carina, si fa davvero in pochissimo tempo, è semplicissima. Questa è una misura 0-3 mesi, ma si può sviluppare in diverse misure. Poi vi lascerò nell'info box la tabella appunto con tutte le misure e quindi non resta che lasciarvi al tutorial. Abbiamo 8 catenelle, aggiungiamo un'altra catenella che ci servirà per girare il nostro lavoro, saltiamo la primissima maglia, andiamo alla successiva, filo in uncinetto e formiamo la prima mezza maglia alta. Quindi per ogni maglia sottostante formeremo 8 maglie. Catenella, giriamo il nostro lavoro. E questa volta lavoreremo in costa, quindi prendiamo soltanto la parte esterna della nostra maglia e formiamo le nostre mezze maglie alte. L'ultima maglia la prendiamo per intero, quindi come si prende normalmente, e abbiamo un totale di 8 maglie, quindi dobbiamo fare sempre 7 maglie lavorate in costa e una maglia lavorata per intero. Quindi facciamo sempre la nostra catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie in costa e l'ultima per intero. Siamo a 7 maglie, l'ultima la prendiamo per intero in questo modo. Quindi catenella e continuiamo fino alla lunghezza desiderata. Io sto facendo una misura per 0-3 mesi più o meno, quindi mi sono portata avanti e ho fatto una misura di 39 centimetri circa, quindi la misura standard di 0,3 mesi è 40 centimetri, quindi vi consiglio qualcosa in meno, dato che questa lavorazione ha questa elasticità, quindi dipende appunto la misura che vi occorre, vi conviene fare qualche centimetro in meno, un 2 centimetri in meno così, e quindi avrete la misura giusta. Ok, adesso andiamo a chiudere le due parti. Per chiudere le due parti si può fare in due modi, quindi con l'uncinetto, che è l'opzione che sto appunto effettuando, oppure con ago e filo. Quindi in questo caso questa è una lavorazione che non ha un davanti e un dietro, quindi potete chiuderlo come volete, quindi sia da un lato che dall'altro, è la stessa cosa. E quindi andiamo a puntare sulla prima, la primissima maglia con delle semplici maglie bassissime, quindi basterà fare delle semplicissime maglie bassissime, quindi da una parte all'altra andiamo a prendere la maglia che appunto combacia con quella sul davanti, andiamo a prendere quella dietro e formiamo queste maglie bassissime in questo modo. Quindi è davvero un lavoro molto semplice. Quindi prendiamo la prima, prendiamo la parte dietro e facciamo le nostre semplicissime maglie bassissime. Quindi continuiamo così fino a chiudere il tutto. Giunti alla fine, chiudiamo e tagliamo.
quindi avremo questa lavorazione in questo modo. Quindi io consiglierei proprio in questo punto, anche se si confonde con la lavorazione, metterei la stella proprio in questo punto. Usiamo l'uncinetto del numero 2 e lavoriamo un cerchio magico. Al suo interno formiamo 5 maglie basse. Ci chiudiamo nella primissima maglia fatta con una maglia bassissima. Partendo da questo punto ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle e ci andiamo a fissare nella prima maglia sottostante con una maglia bassissima e quindi abbiamo fatto il primo archetto. Nuovamente 1, 2, 3, andiamo nella prossima maglia e formiamo la maglia bassissima e continuiamo così formando 5 petali. Alla fine ci andiamo a chiudere nella primissima maglia fatta in precedenza con una maglia bassissima. A questo punto ci spostiamo nel primo archetto con una maglia bassissima e ci alziamo con 7 catenelle. Ne formiamo altre due. Quindi abbiamo un totale di 9 catenelle saltando la prima e la seconda, andiamo alla terza catenella sottostante, andiamo a formare la prima maglia bassa e sempre entrando nello stesso punto ne formiamo una seconda. A questo punto per le prime due maglie che ci ritroviamo andiamo a formare una maglia alta per ciascuna, quindi la prima maglia alta e la seconda nella maglia successiva. Ci restano 4 maglie, quindi in queste 4 maglie formeremo delle maglie doppie, quindi delle maglie alte doppie, quindi andiamo nella prima e formiamo la prima maglia alta doppia, la seconda nella successiva. La terza nella successiva e la quarta nella successiva. Ci abbiamo formato nella terza catenella due maglie basse, nelle successive due maglie abbiamo formato due maglie alte. E nelle restanti maglie abbiamo formato 4 doppie maglie alte. A questo punto andiamo nell'archetto successivo e formiamo una maglia bassissima e ci alziamo nuovamente con 7 catenelle più 2, quindi più 2 e facciamo la stessa cosa, quindi che abbiamo fatto prima, quindi saltiamo la prima e la seconda catenella, andiamo alla terza e formiamo le due maglie basse tutte nello stesso punto. Dopodiché nelle due maglie successive andiamo a formare la prima maglia alta e la seconda nella successiva e poi faremo le 4 doppie maglie alte, quindi la prima, la seconda, la terza, la
la quarta. Con una maglia bassissima andiamo nell'archetto successivo e continuiamo a ripetere fin quando avremo 5 petali. Facciamo l'ultimo petalo insieme, quindi e a questo punto ci andiamo a chiudere nella primissima maglia fatta in precedenza con una maglia bassissima. Buon Blocchiamo e tagliamo il filo. Lasciamo il filo un po' più lungo che poi ci servirà per cucirlo nella fascetta. A questo punto non ci resta che applicare la nostra stella nella fascetta, quindi la cuciamo con ago e filo e con dei semplici punti andiamo a fermare il tutto, quindi facendo in modo che il rosso non si veda dall'altra parte. Quindi è un lavoro molto semplice, basterà appunto cucirla.